mi sento felice nella vita? Vediamo. Ho speranza di trovare la felicità. Va bene? Datemi un po' di tempo, solo un po'. Mi truccherò e sarò di nuovo Marilyn. E ancora... Il mio corpo invecchia. 36 anni vissuti dentro un involucro estraneo. Registratore, mettere un nastro, accenderlo e dire tutto quello a cui si sta pensando, come sto facendo io ora, è facile. Mantenerti distratta, costantemente, ecco quello che la libera associazione fa. Tu sei la sola persona al mondo a cui non ho mai detto una bugia. Né mai lo farò. Non avevo mai provato un orgasmo. Ricordo che tu dicesti che un orgasmo avviene nella mente, non nei genitali. Io ero tutto per lui. Moglie, madre, sorella, figlia, amante. Nessuno mi amerà mai o potrebbe amarmi come fece Johnny. Perché le persone vogliono conoscere Marilyn Monroe e non Norma Jean. Gli uomini vogliono sposarsi con Marilyn Monroe, ma non sono disposti ad alzarsi la mattina con Norma Jean. Credo di stare diventando paranoica. Paranoica. Delle volte ho paura. Non so bene di cosa, ma ho paura. Oppure credo di essere parte di un complotto o di esserne la vittima. Non lo so, non lo so. Persone che tramano a mia insaputa. O che vogliono il mio male, o peggio. Persone amiche anche. E allora... Prende la paura. Non so più di chi fidarmi, ho paura. Scusami, qualcuno riderà, lo so. È che tu cerchi di essere vera. E ci sono delle volte in cui senti di star diventando quasi pazza. Ma non sei realmente pazza e davvero cerchi la verità dentro te stessa ed è dura. È veramente molto dura. Sai, ho un altro regalo per te. Ho buttato tutte le mie cazzo di pillole nel cesso. Sai quanto io posso essere seria su questo argomento e io lo so quanto tu possa essere dubbioso, se non addirittura contrario, su questa mia decisione. Ma vedi, dottore, sono stanca di stordirmi, stanca di non riuscire a vedere le cose lucidamente, di perdermi tutto... Il resto della mia vita, la mia nuova vita. Il dovere di ogni buon soldato è di fare tutto quello che gli dice il suo comandante, sempre e ovunque, anche a letto. Lui dice fai questo e io faccio questo. Lui dice fai quello e io faccio quello. E non mi pesa, perché è un uomo straordinario.